Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione». La parola di oggi che Gesù ci offre è una parola che scuote il nostro torpore. Allora proviamo a dire al nostro cuore di lasciarsi scuotere. Infatti egli ci dice nel Vangelo di oggi: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Non sono venuto a portare pace, continua, ma la divisione. Fuoco e divisione sono due immagini che possono appunto inquietarci, ma non è così. Proviamo ad aprire la parola e a spiegarla insieme. Il fuoco è un'immagine di Dio che è sempre stata presente nella parola di Dio, la troviamo in più parti. Ad esempio, nel roveto ardente il fuoco indica proprio il rivelarsi di Dio a Mosè. E così il fuoco, la colonna di fuoco, guida nella notte gli ebrei nell'uscita dall'Egitto verso la terra promessa. Il fuoco però indica anche il giudizio, terrificante di Dio. Quindi nella parola di Dio il fuoco può essere sia benevolo che malevolo. In questo caso qual è il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra? Sicuramente è il fuoco un'immagine anche dello Spirito Santo. Gesù è venuto a portare se stesso innanzitutto, lo Spirito, a donarci lo Spirito Santo, quindi il fuoco che poi ritroveremo nella Pentecoste, ma è sicuramente anche il fuoco della sua carità, del suo amore misericordioso per ogni uomo. Ecco il fuoco che lui è venuto ad accendere, e vorrebbe che fosse acceso in ogni cuore. Pensiamo un attimo all'incontro che ha Gesù dopo la sua resurrezione con i discepoli di Emmaus. Lo riconobbero e il loro cuore ardeva. Ecco, l'incontro con Gesù non può non far ardere il nostro cuore di amore per Lui. Ecco quindi il fuoco che è venuto a portare, ma questo fuoco lui continua dicendo: non sono venuto a portare pace ma divisione. La divisione che Gesù è venuto a portare, dobbiamo fare mente locale e ritornare all'inizio, all'origine, quando Dio divide perché avvenga la creazione, no? Divide le acque, divide la luce dalle tenebre. Ecco, la divisione che Gesù è venuto a portare è che noi decidiamo fermamente per Lui, di essere Suoi, e questo decidere per Lui farà una nuova creazione, creerà una divisione, ma questo è per il bene, non per il male.